La Joint Stars non è una delle tante esercitazioni programmate nell'anno. Io direi che è l'evento dell'anno, è sicuramente l'esercitazione più importante per la difesa. Innanzitutto perché è un'attività interforze che coinvolge quindi tutte le forze armate ed è mirata a promuovere e a stimolare il processo di interforzizzazione del nostro strumento militare, oltre che a conseguire l'ottimizzazione delle risorse. Una prima fase cosiddetta LiveX, cioè con impiego di forze sul campo, che abbiamo già giocato nel corso del mese di maggio scorso, e una seconda fase che ci accingiamo ad iniziare adesso qui a Poggio Renatico, che è una fase, diciamo così, giocata al computer, supportata dalla simulazione. Sarà un'occasione irripetibile, direi unica nel suo genere, in quanto ci consentirà di lavorare congiuntamente, ci consentirà di approfondire le conoscenze reciproche, conoscere realtà operative, logistiche nuove. Nella fattispecie adesso siamo qui a Poggio Renatico in una base dell'aeronautica e utilizzeremo strutture dell'aeronautica militare per svolgere questa esercitazione interforze. Sarà un'operazione di gestione di una crisi, una tipica crisis response operation, che includerà tra gli altri eventi anche un'attività anfibia, quindi l'inserimento di una forza da sbarco in un territorio ostile, includerà una diciamo attività di estrazione di personale militare da territorio ostile, includerà anche attività che si svolgono in un ambiente in cui c'è una minaccia cibernetica, quindi altro tema di estrema attualità. Insomma, un'operazione in cui non ci faremo mancare nulla. Sarà veramente un banco di prova stimolante che richiederà l'impegno, la professionalità e la preparazione da parte di tutti. Qualità che comunque sono ben radicate e salde nei nostri uomini e nelle nostre donne, per cui in qualità di comandante di questa task force sono sereno e fiducioso sul buon esito dell'attività.